Provate a indovinare chi è la persona, o meglio l'ospite speciale, un calciatore famoso che incontrerò nel prossimo episodio. Scrivetemelo qui sotto in un commento. Per una notizia che ha dell'incredibile. È proprio maledetto sto periodo. Bella raga, bentornati in questo nuovo episodio della serie che vi piace tantissimo, raga. Ogni giorno vi ringrazio per il supporto che state dando. Per questo video proviamo ad arrivare a 7000 mi piace e lunedì avrete un nuovissimo video, perché lunedì, raga, andrò a cena con una persona speciale che forse avete già intuito di chi si tratta. Quindi mi raccomando, spolliciate questo video e, visto che ci state, nei commenti provate a indovinare chi è la persona, o meglio l'ospite speciale, un calciatore famoso che incontrerò nel prossimo episodio. Scrivetemelo qui sotto in un commento. Comunque, raga, siamo arrivati a Coverciano, dove c'è la sede dell'Italia, perché adesso inizieranno le qualificazioni per i mondiali. È sera, domani avremo la partita, gli altri sono già tutti quanti nelle loro camere, ma io sinceramente non ho voglia e vorrei fare una partita di golf, però in notturna non credo sia la cosa migliore. Quindi cosa faremo? Andremo a dare un'occhiata alle dintorni di Coverciano con questo mezzo alquanto trash, cercando magari di non fare casini. Allora, vediamo, dovremmo andare qui, ok, proviamo a non investire i pedoni, che ok, non si spostano. Ok, andiamo a fare un giro per Coverciano, vediamo, cioè, a parte che è una sede di calcio e c'è il campo da golf, io questa cosa già non la capisco. Ok, qui è finita la strada, stiamo andando un po' in luoghi sperduti, sinceramente. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Oddio, c'è il laghetto. Regà, mo famo la mattata. Famo la mattata. Oh, occhio che andiamo a finire dentro il coso col laghetto, già lo so io. Famo una mattata, regà. Famo una mattata, ci famo un mega bagno nel laghetto. Mega bagno nel laghetto tutti insieme. Olle, tutti i vestiti. Guardate che figo. Non ci stanno i pesci. No, raga, è l'unico laghetto. Risaliamo a prendere aria per piacere, che se no moriamo. Guardate che sunset, raga. Che tramonto che c'è. Mamma mia, raga, l'Italia è sempre l'Italia. Non c'è sta niente da fare. Come si fa a immergersi? Raga, lo faccio. Vabbè, ho detto il mini quad perché non so il nome di questa cosa. Pigliamo la rincorsa e buttiamoci dentro l'acqua. Dai raga, lo ripaghiamo, dai, facciamo un po' i vandali tipo Mario Balotelli, accidenti, facciamoci riconoscere. Raga, lo faccio, raga, se volete che lo faccio lasciate un mi piace adesso, però vi lascio 3 secondi per mettere mi piace e mi butto, se no non lo faccio. 1, 2, lascia il mi piace, 3, ok, se stavo di parola, hai lasciato il mi piace, me butto, ok, non ho visto la panchina e già abbiamo fatto un danno. Non ho visto la panchina, però raga, avete lasciato il like e me ce butto. Me ce butto con tutta la navetta, lo sto a fare, sono matto. No, raga, abbiamo fatto i danni seri, abbiamo fatto. Che criminali. Vabbè, torniamo nel nostro hotel, raga, e andiamo a dormire, ci vediamo nella partita. Ok, raga, partita di nazionale, è finalmente tornato il momento di andare a far vedere quanto valiamo per questa nazionale. Abbiamo le partite di qualificazione per i mondiali, la Grecia è prima, noi siamo secondi con un pareggio e una vittoria. Quindi bando alle chiacchiere, bando alle ciance, andiamo in questo match. Eccolo qua, il nuovo RDT numero 11 con la magliettina dell'Italia, OP. E dai, e andiamo a fare sto colletto nazionale. Eccoci qua, di nuovo allo Stadio Olimpico. Fratelli d'Italia, siamo tutti pronti con Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Eccolo qua, Insigne, Righitti, Bernardeschi. Che squadra, raga, che ci abbiamo. Ok, l'Italia è pronta. Gigio Donnarumma in porta, che ormai anche lui è un mezzo nostro amico nostro. E si comincia adesso. Primo pallone toccato a Righitti, andiamo a fare questo colletto. Subito Righitti, possesso del pallone. Righitti prova ad andare sulla fascia. Righitti, sguardo in mezzo, lo trova di testa. Più piano Bernardè, mi raccomando, gli dovessi far male al pallone. Lascia la profondità, bravo così. Cross di prima intenzione, dai! No, pensavo fosse entrata. Vai che ci arrivi in sì, va sto cross. È buona. No, regà, l'ho levata dalla porta. No, è maledetto sto periodo. È proprio maledetto sto periodo. È maledetto, Righitti invece la sblocca. Il pentolino. Dai, facci il pentolino. Dai, fa sto pentolino. Devi fare il pentolino, no, non fai più il pentolino. Meno male, regà, abbiamo fatto un gol a culo proprio. Che gol brutto, il gol più brutto che abbiamo mai fatto, penso. Ecco qua, Bernardeschi ce la passa, tiro, il portiere neanche l'ha vista.
a chiamare sullo scarico, 1-2 con Insigne, strepitoso, Insigne gliela rimanda nello spazio, Rikiti va al cross, Bernardeschi traversa ancora, e poi il gol stranissimo, 2-0, ha realizzato con il numero 7, Pellegrini, parlai a Florenzi che lo insegue. Grandi raga, un gol bruttissimo, stranissimo. Raga, sta partita è veramente hashtag osceno qui sotto nei commenti. Questa partita è oscena, guardate qua, traversa la palla, rimane lì, arriva Pellegrini a caso, gol. Bella sta palla per Rikiti, grande skill, lo prova. E ancora Mancini che si incazza, mister, madonna, ho fatto una skill in tutta la partita, ma che ti incazzi? Rikiti, stop, la gira, e via. E ancora il mister che continua a pressarci. Oh, mister, stai calmo. Bella sta palla in profondità. Rikiti, 1-2, la gira, palo. Regà, non ci posso fare più niente. Vi prego, contateli dal primo episodio con l'Atalanta fino adesso quanti pali abbiamo preso. Ah, calcio di rigore per la Turchia, regà, manco me l'avevo accorto. Unal, non ho visto il fallo, sinceramente. Però vabbè, Unal dal dischetto, lo prova Donnarumma, strepitoso, bravo Gigio. Epic skills, li supera tutti, la gira, no, in mano al portiere, quelli sono gol che vanno fatti. Ancora palla in profondità, vai Rikiti che sei più veloce, un tocco, sterzata, la gira, niente, un altro tiro sprecato. Oh, è finita qua, mamma, non vedevo l'ora. 2-0, portiamo a casa un gol e un mezzo assist, si può dire, valutazione 9.1, quindi ho fatto una signor partita, se non fosse il mister che si incazza perché ci dice: affronta il tuo avversario senza affondare il tackle, cerca di non perdere la palla e lasciare il pallino del gioco ai nostri avversari, cerca di passare la palla piuttosto che regalarla agli avversari. Non è che ci abbia tutti i torti, però abbiamo fatto una grandissima partita comunque. Benvenuti amici di Studio Sport, oggi sono io in occasione delle qualificazioni dei mondiali e con noi abbiamo il grande bomber Riccardo Talotti. Salve, buonasera a tutti. Benvenuti alla nostra trasmissione, abbiamo un paio di domande da farle. Ok, grazie. In occasione della grande partita di oggi, come ben sapete, 2-0, un gran gol per Riccardo Talotti, ma una serie di pali, traversi. Sì, è stata una partita abbastanza sfortunata, abbiamo preso 2/3 pali, adesso non ricordo con precisione. Comunque sì, sono soddisfatto del gol e sono qui come sempre per dimostrare quanto valgo e adesso puntiamo subito alla prossima partita. Invece ci chiedono dallo studio com'è il suo rapporto con Mancini, qual è stato il problema durante la partita, abbiamo visto che l'ha richiamato molte volte. Sinceramente non lo so, il mister ancora non ho parlato, ma credo che la mia prestazione di oggi sia stata molto positiva. Ho sentito anch'io durante la partita moltissimi richiami, ma adesso voglio andare proprio negli spogliatoi per chiarire, perché ho capito tutto, ma secondo me non è stato un atteggiamento giusto nei miei confronti. Ringraziamo il bomber Riccardo Talotti, arrivederci, alla prossima, grazie e a voi studio. Cioè regà, seconda partita con la nazionale, ci hanno lasciato fuori dalla nazionale. Ma veramente stiamo a fa? Non sei stato inserito nella formazione di oggi, cioè ci stanno gli stessi l'altra volta: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Barrega, Barella, Giorginio, Bernardeschi, Immobile e Insigne. Sono tutti gli stessi e a noi non ci fa rigiocare. Perché? Perché veniamo passati i palloni? Ma io guarda, me ne vado proprio da sta nazionale, guarda. Cambio nazionale più che altro. Simuliamo ormai la partita, vediamo come va, ma rimango davvero colpito. Rimango davvero colpito di quello che è successo, cioè è la seconda volta che lo fa Mancini e questa volta con me ha chiuso, raga, ha chiuso. Fin quando non cambiano l'allenatore della nazionale, a me la nazionale non mi vedrà più. Vediamo intanto quando finisce la partita, 0-0 con l'Irlanda, giustamente, perché l'Italia fa 0-0 con l'Irlanda, non mi portare neanche in panchina, Bernardeschi perlomeno abbiamo segnato, ecco, ci hanno pareggiato, a posto, lo sapevo, andava a finire così. Perfetto, Cutrone si è fatto male, ottimo, direi, vabbè, ci vediamo stanotte al posto di Cutrone, però vabbè, regà, è andata così, vediamo un po' cosa fare, perché io rimango veramente scioccato, perché adesso c'è la partita con il Liverpool, che è molto più importante perché siamo terzi a 3 punti dalla prima. Ok regà, sì, avrete sentito il telegiornale e cose varie, me ne sono andato dalla nazionale perché Mancini mi ha trattato veramente male e io non ci sto ad essere cacciato così, quindi è una decisione mia spontanea. Anche Totti sui social si è espresso in modo male, intanto ha rischiato di poter fare un incidente, scusate, ok.
Perché di essere trattato così, un giocatore come me che do il massimo in campo e fuori, non ne ho proprio voglia. Quindi, caro Mancini, fin quando sarai allenatore della nazionale, con me hai chiuso. Dai, sti semafori che durano un'eternità in tutta Italia, ma perché? Eccoci raga, siamo arrivati all'aeroporto, andiamo a prendere, intanto ci stanno tipo le donne a pagamento, come le chiamate voi, non lo so, che ci provano a fermare, ma mi dispiace, in questo momento sto talmente nervoso che devo andare a parcheggiare la macchina all'auto a noleggio e me ne vado proprio in Italia, perché poi sto per diventare padre, come tutti sapete, non ho tempo da perdere in queste cose. Ok, dobbiamo lasciare qui l'auto a noleggio, perfetto, scendiamo e andiamo all'aeroporto. News della notte, siamo qui fuori da Coverciano per una notizia che ha dell'incredibile. Sembra che il bomber Riccardo Talotti abbia lasciato il ritiro della nazionale. In esclusiva qui con Studio Sport abbiamo forse i primi motivi di questo fulmine a ciel sereno e di questo addio improvviso. Sembra che il bomber Ricky T abbia litigato con l'allenatore Mancini. News della notte, qui Studio Sport è tutto, a voi la linea studio. Quindi ragazzi, io spero che questo vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, schiaccia anche l'avete fatto, come sempre qui dal Bontalox è tutto, Think Talox, Think Different, bella!